disegnare forme base con processing. Il video di oggi prosegue sull'onda di quello di ieri, quindi molto semplice, giusto per iniziare a prendere confidenza con processing. Quello che vedrete oggi è come disegnare alcune forme base, come modificare la finestrina grafica, serve giusto per iniziare a muoversi. Sono esercizi preparatori. Vi ricordo che il corso che sto cercando di impostare non è un corso su processing, ma cercherà di darvi la capacità di scrivere del software. Quindi questi passi introduttivi servono per capire come muovere i passi, dove appoggiare i piedi per poi iniziare a camminare e a correre. Ok, iniziamo subito. Riprendiamo lo sketch base di ieri. Se vi ricordate, lanciandolo compariva una piccola finestra chiamata display windows. Possiamo modificare le dimensioni di questa finestra per renderla un po' più agevole con size, che è un comando di processing. Possiamo mettere 300 e 200. Possiamo anche dargli uno sfondo con background e un numero che va da 0 a 255. 0 corrisponde al nero, 255 al bianco. Eseguendolo in questo modo vedete che la finestrina si è ingrandita e ora è tutta nera. Possiamo andare a disegnare qualsiasi cosa qui sopra, ad esempio un rettangolo che ha questa forma e vuole 4 parametri. Anche rect è una funzione di processing. Vi spiego prima come è organizzato il sistema di coordinate. Nei computer, quindi anche processing, le coordinate partono sempre dal punto superiore posto a sinistra, con la x in orizzontale e la y che scende. Questo è dovuto a come sono stati costruiti i primi televisori, che avevano il pennello che scorreva dall'alto verso il basso. Quindi se voglio disegnare un rettangolo in questo punto e con dimensioni L e A, il punto immaginiamo che sia a 30 e 20, andrò a scrivere un rect, qua gli metterò la x e la y, quindi prima 20, sposto, poi scendo di 30 e poi dirò che il rettangolo è largo L e alto A con due numeri a piacere e quindi punto e virgola. Andiamo a scrivere il codice. Ora abbiamo detto che è posto a 20 e 30 e le dimensioni sono, facciamo da 50 per 10. Possiamo anche specificare il colore di riempimento con fill. Allora, solitamente il rettangolo è già tutto bianco, possiamo proprio forzarlo oppure dire che lo vogliamo grigio con fill 127, che è a metà tra 0 e 255. Eseguiamo il tutto e vedete disegnato il rettangolino. Possiamo disegnare altri rettangoli a piacere, ad esempio un secondo rettangolo bianco, lo mettiamo a 70 70, lo facciamo da 10 per 10. Processing ha anche altre funzioni come ellipse per disegnare delle forme grafiche, funziona nello stesso modo. Disegno un'ellisse o un cerchio, mettiamo a 100 150 di coordinate, lo facciamo da 50 per 50. Per oggi è tutto, avete visto, sono cose abbastanza semplici. Pian pianino ci avvicineremo a video un po' più corposi. Ok, questi sono purtroppo necessari per chi non ha le basi, non ha le competenze iniziali. Bene, detto questo, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo domani. Ciao!